Benvenuta, benvenuta! Ecco qua la tua estetica senza filtri! In questo video ti spiegherò come allattare con i capezzoli piatti. Allora, prima di tutto, se non hai ancora visto il video in cui ti spiego tutti i vari tipi di semi e i vari tipi di capezzoli, assolutamente vai a vedere questo video. In questo video principalmente ci focalizzeremo su due tipi di capezzoli, quindi il capezzolo piccolo e il capezzolo piatto, ok? Che differenza c'è tra un capezzolo piccolo e un capezzolo piatto? Qui magari si fa un pochino più fatica a vedere, però il capezzolo piccolo più o meno viene fuori, mentre invece quello piatto, questo qua è un altro piccolo comunque, quello piatto in genere non si vede. Allora, come fare? Innanzitutto questo video è dedicato soprattutto alle donne che hanno un capezzolo piccolo, un capezzolo piatto e un capezzolo introverso. Ricordatevi sempre di andare a vedere il video in cui vi spiego come valutare il vostro capezzolo. Ok, allora iniziamo. Prima di tutto, una cosa che ci tengo a precisare è che fino a che il bambino non è nato, non potete fare nessuna delle cose di cui parleremo in questo video e non si può valutare se sarete in grado di allattare o meno fino a che il bimbo non è nato. Qual è il problema del capezzolo piatto, del capezzolo piccolo, del capezzolo introverso? Che la bocca del bambino è fatta come la nostra bocca e quindi che cosa succede? Il bambino all'interno della sua bocca ha il palato duro, che è quello che sentiamo qua, e il palato morbido, che è quello che c'è alla fine. Per incominciare quella che è la suzione e quindi attaccarsi bene al seno, deve essere in grado di sentire, di percepire qualcosa a livello del palato morbido in genere. Quindi per avere un giusto attaccamento, il capezzolo deve toccare il palato morbido del bambino. Cosa fare quando si ha un capezzolo piccolo? A volte il bimbo può avere difficoltà nell'attaccarsi. Le mie figlie stanno tutte dormendo, quindi utilizzeremo Stitch in questo momento. Allora, Stitch è il vostro bambino. Uno degli errori più comuni è che quando si cerca di mettere il bimbo al seno, si fa questo movimento. Ok? Questo movimento, come se il bambino dovesse da solo arrivare al seno. Certo, ci riesce, ma non sempre. Quindi quando avete un seno, quando avete un capezzolo che comunque è piatto, piccolo, intraverso, o introverso, introflesso, quando fate questo movimento qua, per il bambino è veramente difficile, ok? Quello che dico sempre io alle mamme, quindi, è che bisogna trovare come attaccare i bambini nella posizione migliore. Quindi si prende il bimbo o la bimba con questa mano, la mano opposta rispetto a dove volete attaccarla, si mette la propria mano sul collo, sulla testa, sostenendo entrambi, e con l'altra mano che cosa fate? Date una forma al vostro seno. Quindi che cosa significa dare una forma al seno? Significa che se voi avete un capezzolo piccolo o un capezzolo comunque che sta all'interno, voi schiacciando così, date una forma al seno e aiutate il bambino ad attaccarsi. Quindi il bambino lo tenete così, questo è il vostro seno, gli date una forma, lo schiacciate e aiutate il bambino ad attaccarsi. Una volta che il bambino è attaccato, che avete il capezzolo piatto, che avete il capezzolo piccolo o che ce l'avete introverso, non importa, perché il bambino è attaccato. Il problema sorge quando il bambino non riesce ad attaccarsi, non riesce, in inglese diciamo, non riesce ad avere un grip, ok? Quindi non riesce ad attaccarsi. Che cosa fare in questi casi? Una delle cose che consiglio, soprattutto alle donne che hanno un capezzolo introverso, quindi introflesso, quindi all'indentro, è di procurarsi una siringa, ok? Cosa fate con la siringa? Semplicemente la tagliate qui, va bene? Adesso questa è una siringa nuova. Però a casa la tagliate qua e con questa siringa potete tirarvi fuori il capezzolo. Ovviamente procuratevi di una siringa che ha la misura del vostro capezzolo, non ha senso farlo con una siringa piccola se il vostro capezzolo è più grosso, ok? Però potete tirare fuori il vostro capezzolo con una siringa. Altra cosa che potete fare invece, se semplicemente avete un capezzolo un pochino piatto, un pochino diciamo pigro ad uscire, diciamo così, potete semplicemente massaggiarlo. Quindi questo, vedete com'è introflesso, significa che è all'indentro, così, ok? Se si massaggia un pochino, massaggiando, massaggiando, massaggiando un pochino, a volte il capezzolo esce fuori.
ok? Ed è tutto ciò che vi serve. Quindi allattare un bambino con i capezzoli piatti, ragazze, tutto ciò che dovete fare è dare una forma alla vostra areola e capezzolo. Quando il bambino apre la bocca, perché il bambino deve avere aperta, la bocca aperta, quando il bambino apre la bocca, semplicemente inserire il seno con l'areola e il capezzolo all'interno della bocca del bambino. Nel momento in cui questo toccherà la lingua del bambino, il bambino inizierà a succhiare. E una volta che il bambino è attaccato, ok? Quindi una volta che avete fatto questo movimento, il bambino è attaccato, se volete potete ritornare in questa posizione qua, che di solito piace a tante donne. Mentre invece per quanto riguarda i capezzoli introversi, quindi introflessi, una volta che avete massaggiato e che avete tirato fuori il capezzolo, ok? Stessa cosa, stesso movimento. Dategli sempre una forma, aiutate il vostro seno, aiutate il vostro bambino, ok? Si dà una forma, si aiuta il bambino, si dà una forma al seno, comunque all'areola capezzolo, e il bambino si attacca. Va bene? Con i capezzoli piccoli è la stessa identica cosa. Voi volete che il bambino riesca a sentire qualcosa nella sua bocca, sulla lingua, sul palato, in modo che il bambino effettivamente riesca ad attaccarsi e riesca ad allattare. Ok? Quindi questi sono i metodi per attaccare i bambini quando si hanno dei problemi che sono dovuti a quella che è la forma del vostro capezzolo. Però vi ricordo che spesso, indipendentemente dal fatto se avete il capezzolo piatto, il capezzolo piccolo o il capezzolo introflesso, spesso i bambini si attaccano lo stesso. Ma il vero problema qual è? L'attaccamento. Volete che sia un attaccamento giusto, ovvero volete che il vostro capezzolo vada a finire in fondo alla bocca del bambino, così che non vi provochi ragadi, ok? Altra cosa importante, ragazzi, è in genere ci si dà almeno 24 ore per cercare di attaccare i bambini il più possibile. Se dopo le prime 24 ore effettivamente il bambino non riesce ad attaccarsi, cosa numero uno, ragazzi, dovete Express your milk, ovvero dovete raccogliere il latte con le mani per poter dare una sorta di stimolazione al vostro seno, perché tutto ciò che fate le prime 24 ore dalla nascita del bambino, da quando si stacca la placenta, è fondamentale per avere un allattamento di successo. Quindi, se mettete che nelle prime 24 ore, nonostante tutti questi consigli, non riuscite ad attaccare il vostro piccolo, voglio che comunque voi cercate di togliere un po' di latte e un po' di colostro per poterlo dare al vostro piccolo e per stimolare il vostro seno. Quindi ricordate, ho fatto un video dove vi mostro, no, comunque il tutto, però per il colostro, ok, verso il basso, verso l'alto, e il colostro esce. Quindi questo è il movimento per far uscire il colostro, ok? Ci vogliono più o meno dai 15 ai 20 minuti in genere di stimolazione, e questo se il vostro bambino effettivamente non si attacca. Dopo 24 ore, e ragazzi, mi raccomando, voglio che ascoltate bene queste parole, non prima. Dopo 24 ore, se il bambino ancora non riesce ad attaccarsi e voi volete allattare, si possono mettere, noi le chiamiamo nipple shield, quindi penso che in italiano si chiamano paracapezzoli. Qui in Australia le nipple shield sono tutte di plastica, quindi questa è della Medela, questa è una nipple shield, ok? Che cosa fa una nipple shield? Non fa altro che mimetizzare quello che è il capezzolo. Quindi queste nipple shield, ragazzi, io le ho viste utilizzare in modo scorretto, non vanno utilizzate se avete un capezzolo normale. Quindi, esempio, capezzolo come questo, non ha senso mettere una nipple shield, ok? Perché mettete della plastica nella bocca del bambino. E capezzolo come questo, capezzolo normale, non ha senso mettere una nipple shield, ok? Queste nipple shield hanno senso in capezzoli piccoli, capezzoli piatti, perché cosa si va a fare? Si va a mimetizzare quello che è un capezzolo, quindi è come se ci fosse un'estensione, ecco, del vostro capezzolo. Allora, ricordatevi una cosa, che queste vengono in diverse misure.
Quindi c'è la misura media, c'è la misura piccola, c'è la misura grande, per cui dipende dalla grandezza del vostro capezzolo. Questo è importante, prendere la giusta misura, perché altrimenti, ragazzi, non solo l'allattamento purtroppo non avviene, ma non parte, ma vi fate anche male ai capezzoli. Allora, una volta che avete preso la giusta misura, come si mette? Questo è il vostro seno, semplicemente si appoggia così, ok? Una volta che avete appoggiato questo paracapezzolo, spero sia la parola giusta, comunque noi lo chiamiamo nipple shield, una volta che avete appoggiato questa nipple shield, volete che il bambino si attacchi. Quindi stesso discorso, ok? Io dico sempre, dovete pensare che questo è come un capezzolo, va bene? Quindi non fate semplicemente così, ok? Bisogna darci una forma comunque. Quindi avete il vostro seno, avete la nipple shield, ok? Comunque dovete dare una forma, comunque dovete fare questo movimento nel vostro seno per aiutare il bambino ad attaccarsi, perché altrimenti, ragazzi, questa nipple shield comunque è abbastanza grossa, ok? Quindi volete dargli un pochino la forma, che diventa un attimino più piccolo, per far sì che effettivamente il neonato riesca ad attaccarsi a questa nipple shield. Una volta che il bambino è dentro, una volta che il bambino è attaccato alla nipple shield e che quindi sta succhiando, spesso nei capezzoli introflessi, quindi che sono all'interno, all'indentro, spesso escono. Se il vostro capezzolo esce, ragazzi, ed è di una misura cioè decente, è inutile che lasciate questa shield. Togliete la shield e allattate il seno senza questo pezzo di plastica, ok? Mentre invece, se comunque il bambino non riesce ad attaccarsi o ha difficoltà nell'attaccarsi, mi raccomando, attaccate questo. Ricordatevi sempre però che volete che il vostro capezzolo stia nel centro della shield e soprattutto volete che il bambino non sia attaccato solo al pezzo di plastica, perché, ragazzi, se i bambini si attaccano solo a questo pezzo di plastica, ok, non fanno stimolazione, non stimolano il vostro seno e possono procurarvi comunque ragadi. Quindi volete che il bambino non solo sia attaccato al pezzo di plastica, ma che il suo labbro sia ruotato verso l'esterno a prendere questo pezzo anche, ok? In modo che prenda anche l'areola. E quindi cosa significa? Che questo pezzo di plastica non sarà semplicemente sulla lingua del neonato, ma sarà nella, noi la chiamiamo roof of the mouth, ok? Quindi sarà nel tetto della bocca, quindi sarà nel palato morbido all'indietro, ok, della sua bocca. E questo farà sì che non solo il bambino sarà attaccato bene e quindi non avrete ragadi, ok, ma farà anche sì che la stimolazione a livello del vostro seno sia una stimolazione efficace, effettiva, che quindi farà sì che possiate produrre il latte. Non vi spaventate se non vedete nulla dentro la nipple shield, ok, perché comunque, soprattutto dopo le prime 24 ore, quando si hanno dei capezzoli piatti e quindi il bambino non si è attaccato più di tanto, ok, può essere che non si veda tantissimo colostro inizialmente. Però se voi comunque continuate ad attaccare il bambino e a stimolare il vostro seno con la suzione del bambino, vedrete che poi vedrete le goccine di latte comunque che si raccolgono qui. E una volta che il bambino si è attaccato con questo, ragazzi, se il vostro bambino è contento e si attacca con questo, non c'è nessunissimo problema. So che tante donne dicono: io lo voglio togliere, non voglio che si metta la plastica in bocca, tutte queste cose qua. Ragazzi, se volete allattare, a volte questa nipple shield semplicemente serve, ok? Ricordatevi anche una cosa, ragazzi, che il latte effettivo, il latte arriva verso il decimo giorno, quindi quando voi mettete questa dopo 24 ore non potete aspettarvi di vedere il latte, ma dovete assolutamente continuare ad attaccare il bimbo e stimolare il vostro seno. Quindi, ricapitolando, si può allattare con i capezzoli piatti? Sì. Si può allattare con i capezzoli introversi, introflessi? Sì. Si può allattare col capezzolo piccolo? Sì. È solo una questione di trovare le giuste strategie. Con questo video spero di avervi dato qualche consiglio utile. Se avete qualche domanda in più riguardante l'allattamento con questa variante, no, dei capezzoli tra virgolette normali, scrivetemele qua sotto che volentieri vi rispondo. E detto questo, vi mando un bacione dalla vostra ostetrica senza filtri. Ciao!